Ma noi veniamo dalle belle vittorie in passato e per un po' avevamo mollato, siamo sinceri, anche perché dopo tanti carichi, dopo un periodo di mollare. Alla fine cosa vuoi? Ritrovi gli stimoli perché ti rivedi tanti compagni, i figli che ritornano a gareggiare, per cui ti viene ancora la voglia di poter competere. E siccome la competizione, l'agonismo ce l'abbiamo nel sangue, cerchiamo di stare davanti, fine stop. Io devo dire che, come dice Franco, abbiamo mollato da parte mia nel 2003, lì nel 2005 abbiamo proprio smesso, abbiamo ripreso con la Gran Cruz, se ti ricordi, e ci siamo chiamati come squadra ex pensionados, perché dalla pensione siamo ritornati a gareggiare. Come dice lui, gli stimoli ci sono, da parte mia non ho figli forti come lui, una bambina di 9 anni che ha iniziato, però alleno Brenta Team, allora per far vedere che l'allenatore c'è, deve anche insomma arrivare bene. Star dietro a Franco, star con Franco, per me è sempre una battaglia all'ultimo sangue, e un po' dopo in discesa io recupero qualcosina, lui va forte in salita, e siamo una squadra che siamo amici prima di tutto e ci divertiamo, arriviamo sempre bene. Oggi ottavi assoluti, meglio di così. Fra 2 anni compio 50, Franco ce n'ha 53 adesso, però 50 voglio fare 50 per 50, cioè fare 50 gare in una stagione sono 10 al mese per festeggiare i miei 50 anni. Franco non avrebbe bisogno di festeggiare perché ogni sua vittoria è un festeggiamento e io prima che arrivo al 53 ce n'ho ancora 5 davanti di anni. Allora per me, guarda, ci sono due obiettivi: uno è batter l'uomo quando lui farà 50, non c'è dubbio. L'altro obiettivo è che ne ho parlato anche con l'Adriano Favre, è di poter fare con tutta la mia famiglia, mi piacerebbe fare un mezzalama in squadra. Speriamo che abbassino l'età, e non capisco perché l'hanno tenuta a 21 anni, speriamo che l'abbassino a 18, e speriamo anche che in futuro diano più, come abbiamo dato grosso valore ai giovani in questi ultimi anni che li abbiamo valorizzati, e i risultati adesso si vedono, no, credo, e riacquistino valore anche queste categorie dei master, che probabilmente sono dei vecchietti che, se valorizzati, tornerebbero volentieri in pista a gareggiare, secondo me.